avviare una carriera online non è una cosa assolutamente facile. Lo so che ultimamente nelle pubblicità su Instagram avrai visto un sacco di video, un sacco di ads che propongono di iniziare una carriera online, ti dicono non è difficile, ci vuole duro lavoro. Questa è la nuova frontiera dei marketers che propongono carriere online e che insomma ti vogliono spingere ad aderire ai propri prodotti, alle proprie community o ai propri servizi. Prima sbandieravano il fatto che mettersi sul web, guadagnare col web fosse una cosa facilissima e quindi spingevano le persone ad aderire a quelle che erano le cose che vendevano. Adesso invece hanno capito, forse perché parecchie persone ci stanno provando o ci hanno provato, hanno capito che non possono più continuare a bombardare di pubblicità dicendo che è una cosa facile da fare, che in un mese, due mesi diventerai milionario, perché non è assolutamente così. Non basta acquistare un corso, non basta acquistare una videocamera, non basta acquistare l'ultimo Mac per avviare una carriera online ed avere successo. In questo video voglio raccontarti quella che è un po' la mia esperienza come tra virgolette start-upper di una carriera online e ti voglio raccontare tutte quelle che sono secondo me le cose, i passi duri che devono essere affrontati e superati quando si cerca di imporsi nel mondo del web. Trovare l'argomento è sicuramente il primissimo scoglio da superare. Io ci sono passata più e più volte, diciamo che tutta la mia strada online è stato un percorso che mi ha portato e che mi sta portando a capire qual è l'argomento di cui posso trattare. L'argomento è una cosa delicatissima perché deve essere qualcosa che intersechi queste tre variabili: uno, un tuo interesse personale, qualcosa che ti piace veramente fare; due, qualcosa che interessa alle persone; e tre, qualcosa che abbia un potenziale mercato, cioè di persone che possono acquistare. La cosa difficilissima ovviamente è trovare qualcosa che ci piace, che ci sproni a pubblicare contenuti, a creare contenuti da mettere sulla rete ogni giorno, ma soprattutto di seguire il processo ogni giorno. Non si tratta soltanto di postare contenuti riguardanti quell'argomento che ci piace, ma anche trovare nuove idee per crearli, e una volta che le abbiamo messi sulla rete li dobbiamo monitorare, dobbiamo capire se le persone li hanno apprezzati, non li hanno apprezzati, quali sono quelli che funzionano meglio, quelli che non funzionano per niente, e quindi andare anche a creare una strategia che tenga in conto di quella che è la risposta del web ai nostri contenuti. Trovare l'argomento è un percorso, non c'è un punto d'arrivo, potresti partire con una cosa e finire con un'altra, come è successo a me più volte, ho provato 3-4 argomenti. Un'altra difficoltà enorme che ho trovato è quella di uscire allo scoperto. All'inizio quando fai video, quando fai foto, quando crei contenuti, che siano essi per YouTube, per Instagram o un blog, ci metti sempre del tuo, dei tuoi pensieri personali, delle tue esperienze personali o comunque la tua faccia, e soprattutto all'inizio quando sei molto timido le cose non ti riescono bene, non riesci bene a fare il video, a parlare in camera, a parlare nelle stories o comunque a scrivere bene, ad esprimere bene quelle che sono le tue opinioni o trovare argomenti interessanti di cui parlare, ti assicuro che è molto molto difficile uscire allo scoperto. Magari ci preoccupiamo che i nostri amici ci deridano, comunque che i nostri genitori pensano che siamo pazzi. In ogni caso ci preoccupiamo di quello che è il giudizio degli altri, e questo ci impedisce di andare fuori e dire: io ho questa pagina Instagram, ho un canale YouTube, sto scrivendo su un blog, andate a leggere e andate a commentare, aiutatemi insomma a crescere. Una spinta, un aiuto che possono dare gli amici o le persone che ti conoscono è molto 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 importante, ma non è solo importante per questo uscire allo scoperto. Ti fa superare quello che è la preoccupazione del giudizio degli altri e ti permette di allargare la mente e di creare nuovi contenuti, di uscire da quella che è un po' la tua zona di comfort. Stare online alla fine è tutto questo: uscire dalla propria zona di comfort, reinventarsi, mettere in discussione, far lavorare il cervello per trovare sempre nuove idee per attirare l'attenzione di chi ci sta guardando. E questo si collega a quello che è l'altro scoglio da superare, cioè trovare la motivazione e il tempo per fare le cose. È molto 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 difficile seguire ogni giorno una carriera online, creare contenuti da postare ogni giorno. Per esempio, io posto una foto al giorno su Instagram e quella foto al giorno mi richiede molto 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 lavoro. Uno, perché deve essere una foto che sia coerente con tutto il mio feed, e poi sono foto che contengono me stessa, quindi spesso lavoro con altre ragazze, mi incontro con altre ragazze per creare i contenuti. Questo solo dal lato Instagram foto. Poi ci sono i video, un paio a settimana, gli articoli 2-3 a settimana. Quanto più materiale riesco a produrre, più mi sento bene con me stessa e sento di stare arrivando in qualche punto, senza contare che magari gli infoprodotti, i libri che scrivi sono tutto altro materiale che ha bisogno di tempo, di motivazione, ma anche di idee per essere portate avanti. Diciamo che non è facile, ci vuole davvero davvero molta fermezza per non mandare tutto a cagare all'improvviso. Ho avuto più volte la spinta ad abbandonare tutto, a dire chi cazzo me lo fa fare, e poi dopo capisci che sono scogli che tutti quanti hanno superato e che parecchie persone si sono fermate
fermate, sono state lasciate indietro e non hanno avuto successo proprio perché al secondo o al terzo tentativo o la quarta volta che non si sentivano più motivati non sono più andate avanti. Un modo per superare i momenti di demotivazione è proprio quello di prendere la fotocamera, prendere la telecamera, prendere il cellulare, prendere il computer e cominciare a produrre contenuti proprio nel momento in cui ci sentiamo più demotivati, perché ci rendiamo conto che se riusciamo a farlo, se riusciamo a scrivere anche 10 righe, se riusciamo a fare un piccolo video di merda o una piccola foto schifosa, quando siamo più demotivati possibile possiamo farlo anche nei momenti di picco della nostra motivazione. Trovare il tempo anche è una cosa abbastanza difficile. Io spesso scrivo di mattina presto, mi alzo alle 5 e mezza quando riesco, 6, mi vesto, mi preparo, faccio la mia morning routine e poi bam, sparata al computer a scrivere articoli. Perché? Perché è il momento in cui sono più fresca all'interno della mia giornata, e quando poi vado all'università, vado al lavoro, faccio tutto quello che devo fare, mi sento bene al 100% con me stessa, perché so che tanto già ho fatto qualcosa per il mio blog, già ho fatto qualcosa per quello che è il mio progetto personale. Siamo alla numero 4, una cosa molto 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 difficile è imparare a padroneggiare gli strumenti giusti. Per strumenti giusti intendo sia le piattaforme social ma anche i CMS, che sono i content management system, che servono appunto a gestire i contenuti sul tuo sito web nel caso in cui tu ne abbia uno, ma non solo, anche attrezzatura offline, non solo online, per esempio una fotocamera o tutte le funzioni del cellulare che ti permettono di avere una qualità superiore, cavalletti, microfoni, tutta questa attrezzatura che sta intorno a quello che è la produzione video. Non è facile, all'inizio io ero una scarsissima sia al PC che con l'attrezzatura, facevo veramente schifo, cioè mi ricordo la prima volta che ho preso in mano una macchina fotografica, non sapevo manco come funzionava, scattavo in automatico, una cosa terribile, però sono dei passettini che bisogna fare per raggiungere una certa dimestichezza con questa attrezzatura. Anche sul web escono sempre tool nuovi, funzionalità nuove, anche sulle app, su Instagram, su Facebook, è importantissimo esserci sempre per essere capace di padroneggiare tutti questi strumenti. Non bisogna avere ansia di padroneggiarli bene tutti all'inizio, probabilmente non si arriverà mai a padroneggiarli tutti fino alla fine proprio perché sono tantissimi, però iniziare a piccoli passettini, magari cominciare da quelli che sono maggiormente funzionali a quella che è la nostra attività. Per esempio, se vuoi aprire un blog è essenziale innanzitutto imparare ad usare WordPress, se invece vuoi filmare la cosa importante è iniziare a prendere familiarità con la macchina fotografica e tutte queste skills tecniche, e non solo, perché poi ce ne sono tante che non sono assolutamente tecniche, tipo imparare a posare in foto o imparare a parlare davanti a una fotocamera. Ultime due, un po' più filosofiche. Credo che la parte filosofica, la parte di motivazione ci sia sempre e vada sottolineata, perché sembra poi che le azioni da sole bastino per raggiungere quello che è un successo in una carriera online. Allora, una cosa importante è sempre perseverare quando tutti ti remano contro. Arriverà un momento in cui sarai uscito allo scoperto, in cui avrai raggiunto un piccolo piccolo seguito, ma amici, parenti e tutte le persone che ti conoscono cominceranno a guardarti come quello che è strano, che cosa stai facendo, ma sei sicuro che sia la cosa giusta, perché non vieni a prenderti una birra invece che stare davanti al computer, perché ti svegli alle 6 del mattino, sei un pazzo, io non lo farei mai, tutte queste cose qui. È assolutamente normale, ovviamente tutte le persone che sono un po' pigre, che non hanno la forza di buttarsi a fare qualcosa di diverso, tendono comunque un po' ad ostacolare le persone che invece hanno la forza e hanno la motivazione di farlo, semplicemente perché ci piace essere allineati a livello di non solo motivazione ma anche di successo alle persone che ci stanno intorno. Se un tuo conoscente vede quindi che sta iniziando a fare un passo importante, che ha la motivazione per fare cose, non si sente più tra virgolette giustificato nel suo non far niente e quindi cerca di spingere l'altra persona, che in questo caso te, a insomma tornare sui suoi passi. È una specie di influenzarsi a vicenda. Io sono pigro e quindi voglio che anche le persone che stanno intorno a me siano pigre, così mi spingono ad essere ancora più pigro. In realtà dovrebbe essere il contrario. Non devi lasciarti influenzare da quello che sono le opinioni delle altre persone o comunque delle persone che vogliono fermarti. Mi è successo più volte che mi sia stato detto: perché sei su Instagram, perché non la smetti, stai perdendo la testa presso questo social, bla bla bla. E invece con Instagram poi alla fine ho iniziato a guadagnare, ho iniziato ad avere i miei risultati. È una cosa interessante seguire le proprie intuizioni e vedere che poi
poi arrivano a qualcosa. Ultimo, aprire la mente e trovare sempre nuove idee per creare contenuti. Una delle tante obiezioni che vengono fatte ai content creator sul web, che leggo in giro nei commenti, è come fai a trovare sempre nuove idee per fare video, nuove idee per fare foto, nuove idee per scrivere articoli. Nella nostra società viviamo un po' nell'idea della scarsità, cioè non ci sono abbastanza idee, prima o poi tutto finisce, il petrolio finisce, il mondo finisce, tutte queste cose qui. In realtà per trovare nuovi contenuti e per trovare sempre nuove idee bisogna entrare nel mindset dell'abbondanza, cioè c'è abbastanza denaro per tutti, ci sono abbastanza risorse per tutti, ci sono abbastanza idee per tutti per avere successo online, bisogna solo sfornarne a centinaia all'anno, una al giorno, stare sempre lì giorno per giorno a scrivere sui propri taccuini, a cercare di rivisitare idee già fatte, farsene venire delle nuove o semplicemente inventare qualcosa. Un piccolo consiglio pratico è avere un notebook come questo. Io lo porto quasi sempre con me e ogni volta che ho qualche idea, qualche piccolo spunto per parlare di qualche argomento, generalmente per scrivere gli articoli sul mio blog, apro ovunque sono e annoto 4 parole per ricordarmi dell'argomento, comunque per ricordarmi di quell'idea che ho avuto, se ho avuto l'idea di scrivere un ebook o semplicemente idee nuove per cambiare il mio stile fotografico. È molto importante prendere nota, lo puoi fare anche sulle note del tuo cellulare, anche se a me non piacciono tantissimo perché ne ho migliaia e vanno perse, ma anche e soprattutto è importante non fermarsi mai nel produrre contenuti. Mi rendo conto che quando non ho idee, prendo la mia lista di tutte le idee che ho avuto in passato, ne scelgo una, comincio a scrivere di quell'argomento e una volta che ho iniziato a scrivere me ne vengono in mente altre 4, altre 5 che potrei approfondire. Comunque un articolo di un blog, un video, comunque una foto, non sono comprensivi di tutto, non rispecchiano l'argomento al 100% perché comunque hai dello spazio limitato e tutto ciò che ti viene in mente che vorresti includere, che è importante ad esprimere quella cosa, lo puoi inserire in un altro articolo, in un altro video o comunque in un'altra foto. Bene, spero che questi 6 step, 6 scogli da superare per avviare una carriera online ti abbiano convinto che non è tutto facile, non è tutto rose e fiori, non serve comprare l'ultimo corso da centinaia di euro per avere successo online, ma c'è bisogno di idee, c'è bisogno di metterci la faccia, c'è bisogno di metterci la testa, ma soprattutto di metterci tanta tanta motivazione e costanza, essere sempre lì presenti per cercare di arrivare a fare qualcosa e perché no guadagnare cifre importanti. Puoi scrivermi nei commenti qui sotto se hai provato ad avviare una carriera online, che sia esso un profilo Instagram, un blog, un canale YouTube, quali sono le difficoltà che hai incontrato, che hai superato o che stai cercando di superare. Non scordare di iscriverti al mio canale YouTube, di seguirmi su Instagram e restare in contatto in qualsiasi modo. Da Barcellona è tutto, noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!